Le donne pensavano di trovare la salma da ungere, invece hanno trovato una tomba vuota. Erano andate a piangere un morto, invece hanno ascoltato un annuncio di vita. Per questo dice il Vangelo che quelle donne erano piene di spavento, di timore e di stupore. Piene di spavento, timorose e piene di stupore. Stupore. In questo caso è un timore misto a gioia, che sorprende il loro cuore nel vedere la grande pietra del sepolcro rotolata via e dentro un giovane con una veste bianca. E la meraviglia di ascoltare quelle parole, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto. E poi quell'invito, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete. Accogliamo anche noi questo invito, l'invito di Pasqua, andiamo in Galilea, dove il Signore risorto ci precede. Ma cosa significa andare in Galilea? Andare in Galilea significa innanzitutto ricominciare. Per i discepoli è ritornare nel luogo dove per la prima volta il Signore li ha cercati e li ha chiamati a seguirlo. È il luogo del primo incontro, è il luogo del primo amore. Da quel momento, lasciate le reti, esse hanno seguito Gesù, ascoltando la sua predicazione e assistendo ai prodigi che compiva. Eppure, pur stando sempre con Lui, non lo hanno compreso fino in fondo. Spesso hanno frainteso le sue parole e davanti alla croce sono scappati, lasciandolo solo. Malgrado questo fallimento, il Signore risorto si presenta come colui che ancora una volta li precede in Galilea. Li precede, cioè sta davanti a loro, li chiama e li richiama a seguirlo, senza mai stancarsi. Il risorto sta dicendo loro: ripartiamo da dove abbiamo iniziato, ricominciamo. Vi voglio nuovamente con me, nonostante e oltre tutti i fallimenti. In questa Galilea impariamo lo stupore dell'amore infinito del Signore, che traccia sentieri nuovi dentro le strade delle nostre sconfitte. E così è il Signore. Traccia sentieri nuovi dentro delle strade delle nostre sconfitte. Lui è così e ci invita Galilea per fare questo. Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi. È possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti, anche delle macerie del nostro cuore. Ognuno di noi sa, conosce le macerie del proprio cuore. Anche delle macerie del nostro cuore può costruire un'opera d'arte. Anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre. Nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare,
a non perdere mai la speranza. Andare in Galilea in secondo luogo significa percorrere vie nuove e muoversi nella direzione contraria al sepolcro. Le donne cercano Gesù alla tomba, vanno cioè a fare memoria di ciò che hanno vissuto con Lui e che ora è perduto per sempre. Vanno a rimestare la loro tristezza. È l'immagine di una fede che è diventata commemorazione di un fatto bello ma finito solo da ricordare. E tanti, anche noi tante volte, tanti vivono la fede dei ricordi, come se Gesù fosse un personaggio del passato, un amico di gioventù ormai lontano, un fatto accaduto tanto tempo fa, quando da bambino frequentavo il catechismo. Una fede fatta di abitudini, di cose del passato, di bei ricordi di infanzia, che non mi tocca più, non mi interpella più. Andare in Galilea invece significa imparare che la fede, per essere viva, deve rimettersi in strada, deve ravvivare ogni giorno l'inizio del cammino, deve ravvivare ogni giorno lo stupore del primo incontro. E poi affidarsi, senza la presunzione di sapere già tutto, ma con l'umiltà di chi si lascia sorprendere dalle vie di Dio. Abbiamo paura noi delle sorprese di Dio. Al solito siamo paurosi che Dio ci sorprenda. E oggi il Signore ci invita a lasciarci sorprendere. Andiamo in Galilea a scoprire che Dio non può essere sistemato tra i ricordi dell'infanzia, ma è vivo, sorprende sempre, risorto non finisce mai di stupirci. Ecco il secondo annuncio della Pasqua. La fede non è un repertorio del passato. Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui, ora, qui. Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro. Lui apre vie nuove dove ti sembra che non ci siano. Ti spinge ad andare controcorrente rispetto al rimpianto e al già visto. Anche se tutto ti sembra perduto, per favore, apriti con stupore alla sua novità. Ti sorprenderà. Andare in Galilea significa inoltre andare ai confini, perché la Galilea è il luogo più distante. In quella regione composita e variegata abitano quanti sono più lontani dalla purezza rituale di Gerusalemme. Eppure Gesù ha iniziato da lì la sua missione, rivolgendo l'annunzio a chi porta avanti con fatica la vita quotidiana, rivolgendo l'annunzio agli esclusi, ai fragili, ai poveri, per essere volto alla presenza di Dio, che va a cercare senza stancarsi chi è scoraggiato o perduto, che si muove fino ai confini dell'esistenza, perché ai suoi occhi nessuno è ultimo, nessuno è escluso. Lì il risorto chiede ai suoi di andare, anche oggi ci chiede di andare in Galilea,
in questa Galilea reale. È il luogo della vita quotidiana, sono le strade che percorriamo ogni giorno, sono gli angoli delle nostre città in cui il Signore ci precede e si rende presente proprio nella vita di chi passa accanto e condivide con noi il tempo, la casa, il lavoro, le fatiche, le speranze. In Galilea impariamo che possiamo trovare il risorto nel volto dei fratelli, nell'entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi di chi gioisce e nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in chi è messo ai margini. Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si rivela nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri. Ecco allora il terzo annuncio della Pasqua. Gesù il risorto ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita. Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del mondo e invita anche noi a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi sta accanto ogni giorno per riscoprire la grazia della quotidianità. Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. Con Lui la vita cambierà, perché oltre tutte le sconfitte, il male, la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il risorto vive e il risorto conduce la storia. Sorella, fratello, se in questa notte porti nel cuore un'ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all'annuncio della Pasqua. Non avere paura, è risorto, ti attende in Galilea. Le tue attese non resteranno incompiute. Le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te e con Lui sempre la vita ricomincia.